21 agosto 1986. Rivivevo l'agonia del mio Nicola. Nicola, mamma, ma non devi soffrire così, in maniera così angosciante, altrimenti con la tua angoscia allontani da me i nostri cari che sono alla ricerca di un po' di serenità dopo tanto dolore. Nicò, ma non mi avevi detto che dovevo rivivere la tua passione per perpetuare gli effetti della tua immolazione? Nicola, sì, mamma, ma devi subito offrire il tuo dolore al Padre, in comunione a Gesù, a Maria, a tutti i santi, perché egli possa immediatamente riversare su di voi tutti la sua misericordia. È come un ciclo che inizia e si chiude continuamente. 23 agosto 1986. Nicola. Il paradiso non è solo uno stato, ma anche un luogo. 24 agosto 1986. Di notte, lungo conversare con Nicola. Nicola, mamma, quello che ti comunico deve trovare spazio nel tuo cuore, perché si trasformi in te in convinzioni profonde, che solo allora possono dare frutto. Tu però devi sgombrare dalla tua mente e dalla tua coscienza quei convincimenti spesso errati che sono di ostacolo alla conoscenza delle verità che ti comunico. E poi, Nicola, mamma, il rivivere il calvario della mia agonia di un anno fa è sofferenza per me, ma sono momenti di grazia per voi, perché, come allora, il Padre accetta la mia offerta e riversa su voi tutti la sua infinita misericordia. Ma il mio atto di amore di oggi è molto più grande di quello di allora, che pure mi è costato la vita, perché esso è perfettamente puro, esente da qualsiasi residuo d'umanità e quindi di egoismo, ed abbraccia tutte le anime, si estende fino ai confini della terra, penetra nel profondo del vostro cuore per portare sollievo ai vostri più intimi e nascosti bisogni. Se poi vi unite alla mia offerta con il vostro soffrire, allora nessuna forza malefica potrà impedire il realizzarsi del disegno d'amore che Dio vuole attuare in voi. Nicò, perché quando tu mi sveli cose così sublimi, io invece di provarne gioia mi inabisso sempre più nel dolore? Nicola, mamma, anche questa è purificazione. Vedi, mamma, non si può gustare la vera gioia se non si passa attraverso la purificazione. Mamma, tu devi continuamente tendere al cielo con tutte le tue forze. Il purgatorio è luogo di grazia, ma non di gioia. 27 agosto 1986. Nicola, mamma, unisciti alla sofferenza della mia agonia e unisci ad essa il dolore di Antonella, di papà, dei fratelli e dei parenti tutti, come allora non ti è stato dato di fare, ed offrila con me al Padre, insieme a Gesù ed a Maria, ed egli, come un anno fa, riverserà su di voi tutti il suo perdono e le sue grazie. Ho chiesto aiuto per tutti i miei. Ho chiesto aiuto per i sofferenti, i disperati, per coloro che muoiono mordendo la terra senza un conforto, per coloro che lontani dalla loro terra muoiono soli e per la Chiesa tutta. E Nicola, mamma, il tuo dolore deriva anche dal fatto che io sono morto senza che voi tutti ve ne foste resi conto e dal pensiero che ero il solo consapevole che soffrivo e lottavo da solo. Devi ora comprendere che è stato un grande dono di Gesù l'averti tappato gli occhi e con i tuoi anche quelli di tutti gli altri. Non ti rendi conto come la consapevolezza di quello che stava accadendo e quindi il vostro strazio impotente avrebbero fortemente turbato il mio spirito, impegnato in una lotta che è al di fuori di ogni umana considerazione e avrebbe forse reso dubbia la mia vittoria finale. Che aiuto avresti potuto darmi, povera mamma, se non quello che mi hai dato con la tua fede e con la tua preghiera? Ma consolati, mamma, non ero solo. Al tuo posto c'era la mamma celeste. Essa ha dato al suo Nicola tutto quello che non aveva potuto dare al suo figliuolo morente. Ha tenuto lontano da me l'inferno che si era scatenato contro la mia miseria. Mi ha reso forte, sicuro, invincibile.
Ha consolato il mio strazio, ha accarezzato il mio corpo sofferente, mi ha dato Gesù, mi ha fatto vedere, ancora prima che spirassi, la mia gloria futura per fortificarmi nell'ora estrema. Oggi, mamma, soffri con me, ma domani no, domani festeggia la mia vittoria. Anche sulla terra gli atleti, dopo aver lottato, festeggiano la vittoria conseguita. Mi rivolgo a Nicola. Nicò, mi spieghi come mai durante la tua agonia, mentre io cercavo di passare sul tuo corpo la corona benedetta della Madonna di Ulzio, senza che te ne accorgessi, tu immediatamente mi dicevi di smettere? Nicola, mamma, lo sai che sei curiosa? Lascia che queste cose restino avvolte nel mistero. 6 settembre 1986. Momenti di grande turbamento e di dolore. Nicò, tu non sei più con noi. Nicola, mamma, ma io sono vivo, non sono mai morto. C'è quella tomba al cimitero. Nicola, è proprio quella tomba che testimonia la mia esistenza. Se mi facessi vedere da te come sono ora, mi vedresti come mi hai sempre visto. Nicò, soffro tanto e i miei occhi sono tanto stanchi. Nicola, anche quei tuoi occhi tanto stanchi vedranno la luce vera. Ero amareggiata per alcune contrarietà e volevo offrire la mia sofferenza e le mie lacrime per risolvere quei problemi. Nicola, mamma, la tua sofferenza è cosa preziosa perché tu la spenda per cose così banali. Offrila a Gesù perché riscatti e salvi anime ed il resto ti sarà dato in sovrappiù. 7 settembre 1986. Ringraziavo il padre per averci dato in dono Nicola. Il padre, solo in cielo, comprenderai la grandezza del dono. 11 settembre 1986. Pensavo a mille cose e chiedevo a Nicola di aiutarmi. Nicola, mamma, le vostre battaglie dovete combatterle da voi. Noi vi aiutiamo a vincerle perché senza di noi non potreste far niente, ma dovete essere voi ad affrontarle. Mi fa capire a quali battaglie intende soprattutto riferirsi, contro il nostro egoismo, i nostri difetti, la chiusura, la mancanza di amore, le passioni e soprattutto contro il nemico. Ero alquanto amareggiata per il fatto che mia figlia Maria aveva avuto parole di risentimento nei confronti del fratello che se l'era presa con il cucciolo che le avevano regalato, criticandola per il suo esagerato attaccamento allo stesso. E Nicola. Vedi, mamma, Maria non può anteporre l'affetto per il cane a quello per i fratelli, e ciò per un sano equilibrio dei sentimenti. È giusto che voglia bene al suo cane e che goda dei momenti di distrazione e di gioia che ne ottiene, ma questo sentimento non deve chiudere spazi ad altri sentimenti più validi. È come dell'amicizia, che non deve essere possessiva e limitata ad un solo oggetto, perché il nostro spirito è stato creato per l'infinito ed ogni spazio circoscritto diventa una prigione. Nicò, faccio male allora a chiudermi nel mio dolore per la tua dipartita? Nicola, mamma, adesso ascoltami e cerca di comprendermi. Che tu senta in determinati momenti tanta angoscia per la mia dipartita è cosa naturale e rientra nella tua umanità. Ma essa non deve offuscare la gioia che deve derivare a te dal sapermi in cielo e soprattutto dalla consapevolezza di questa realtà trascendente. Perché noi due comunichiamo, mamma, e questa è una realtà meravigliosa. Tu, attraverso me, sei innestata la luce e io posso guidare completamente te e gli altri al possesso del bene. Tu devi essere il canale, perché io possa riversare sugli altri i miei lumi e non trattenere niente per te. Come fare per vincere il dolore che a volte ti opprime fino a farti racchiudere in te stessa? Te lo avevo detto l'altra volta. Devi offrirlo immediatamente al Padre, in unione a me, a Gesù, a Maria, alla Chiesa, e così esso si trasformerà in fonte di bene per tutti voi. Settembre 1986.
Stamane mio marito, che si era alzato molto presto e che aveva letto sul settimanale Gente del 19 corrente mese l'articolo che parla della presentatrice alla TV Enrica Giusti, morta un anno fa di cancro, che padre Ventura, suo direttore spirituale, considera santa, me ne parla con interesse, spronandomi a leggerlo. Ma prima ancora che io lo faccia, mentre il mio pensiero vaga rievocando ricordi, sento una voce interiore che mi dice: la prova inoppugnabile della santità di Nicola sarà data dal suo corpo. Mi fermo a considerare quelle parole in relazione alle altre già sentite tanto tempo prima. Il corpo dei santi non va in corruzione e chiedo: Nicola, è vero che il tuo corpo è integro? Nicola: sì, mamma, e tale rimarrà per molto tempo, poi si dissolverà come tutti gli altri corpi. Mi propongo di recarmi a Torino per sentire al riguardo la veggente di Ulzio ed averne conferma. E Nicola immediatamente: mamma, perché vuoi chiedere conferma ad altri? Non basta che te lo dica io? 26 settembre 1986. Avevo appena finito di telefonare a Don Eugenio, al quale avevo ripetuto la frase di Nicola: Eugenio deve diventare colonna, luce, guida, rifugio. Immediatamente Nicola mi illumina sul perché della successione di quelle parole. Nicola: colonna, perché deve possedere tanta fede da sostenere quella degli altri. Luce, perché non può avere la luce da illuminare gli altri se non possiede tanta fede. Guida, perché se non è illuminato dalla fede, non può essere guida per gli altri. Rifugio, perché tutto questo lo deve portare ad essere rifugio per le anime in pena. 29 settembre 1986. In chiesa mi avevano fatto vedere un foglio che conteneva una protesta formale per impedire la proiezione di un film osceno contro Gesù. Mi ripromettevo di farne circostilare delle copie da spedire a persone amiche, ma sentito il parere di un sacerdote della parrocchia che mi diceva come per alcuni la notizia della progettata proiezione era vera e per altri no, sorgono in me dei dubbi. Nicola: mamma, anche se il film non è in programmazione, una protesta massiccia servirà sempre a scoraggiare gli eventuali fautori di idee malsane. 30 settembre 1986. Mi sentivo addolorata, oltre che turbata, perché mi era sembrato che Don Eugenio fosse rimasto male per avergli io detto come la mia amica Maria Pia mi avesse riferito di un rimprovero da parte della mamma celeste per Don Eugenio stesso, che si era lasciato vincere da timori e non era più partito per Ulzio per invocare l'aiuto di Maria nella grotta in cui ella era apparsa. Pensavo, forse sono sempre la stessa, manco di delicatezza e ferisco. Nicola mi consola: mamma, sii serena, perché nulla hai detto intenzionalmente che potesse ferire Don Eugenio. 31 settembre 1986. Antonella aveva avuto in regalo dal giardiniere un vasetto di azalea, tutto fiorito, molto bello, e mi diceva che l'avrebbe portato a Nicola al cimitero di Sabaudia. Ma ieri sera, ad una domanda di mia figlia Maria, ha risposto che aveva preferito portarlo a Franca, la sua amica malata. Io e mia figlia ci siamo rimasti un po' male. Questa notte, Nicola, sono stato io a suggerire ad Antonella di portarlo all'amica Franca. Era quello che io avrei fatto se fossi rimasto su questa terra. 5 ottobre 1986, prime ore del mattino. Gesù, prima ero io che inseguivo la tua anima per donarmi a te, poi ero sempre io che operavo sulle anime, servendomi di te. Tu eri solo lo strumento. Ora, offrendo la tua sofferenza che unisci alla mia per salvare delle anime, cooperi con me alla redenzione. Ero preoccupata per la pubblicazione dei miei scritti riguardanti Nicola, che doveva avvenire con la collaborazione di Don Eugenio. Nicola: mamma, dai tutto il materiale che hai scritto ad Eugenio e non preoccuparti di nulla. Sarò io ad illuminarlo passo passo. Nicò, quando comincerà ad occuparsene? Nicola: mamma, non ti preoccupare neppure di questo, sono io che vigilo. Quando sarà spiritualmente pronto, comincerà ad occuparsene. 10 ottobre 1986. Mi trovavo a Torino,
ospite di una mia figliuola. Ero stata con Maria Pia a trovare la veggente di Ulzio. Era stata una giornata intensa e piena di commozioni. Nicola ne era stato il primo protagonista. Mi aveva colpito questa anziana suora sacramentina di clausura, già madre di 3 figli, che tale era rimasta nello spirito anche dopo i voti, e compresi la grandezza di essere madre, con la sensibilità che dona la maternità, con il dono d'amore che si offre senza chiedere. È notte, e prego la mamma celeste esponendole i miei 1.000 bisogni e quelli dei miei. Mi pare di vedere Maria Santissima che mi mostra il suo Gesù, il quale nelle messe nere viene colpito a morte nella carne viva, ed il suo strazio di madre, che soffre anche lei nella carne e nel cuore, ma che soffre anche per gli altri figli peccatori che deve salvare attraverso il suo dolore di madre. Mi ritorna alla mente un episodio del giorno prima, al quale non avevo fatto granché attenzione. Avevo accompagnato Maria Pia a fare compere in un negozio di oggetti sacri, dove trovammo una signora che stava acquistando delle statuine di Gesù Bambino. Maria Santissima mi dice: "Compra un Gesù bambino per Alessandra ed Elena e portalo alla grotta di Ulzio dove io lo benedirò. Dirai loro di tenerlo caro, come vedi è nudo ed ha bisogno di amore e di tenerezza, che non gli facciano mancare almeno un fiorellino, che lo consolino ed a lui raccontino tutti i loro piccoli e grandi crucci. Sarà questo il mio dono." 11 ottobre 1986. Mi sono recata con Maria Pia nella grotta di Ulzio anche per ottemperare alla richiesta della Madonna, oltre che per ringraziarla di tutto l'amore che lei aveva dimostrato per il mio Nicola. Ho avvertito per 2 volte un'ondata di profumo, ma non sono riuscita a stabilire una vera e duratura comunione con la Mamma Celeste. Di notte, un lungo conversare con Nicola. "Mamma, non hai sentito la mia presenza alla grotta di Ulzio? Ero assieme a Maria Santissima." In quella circostanza avevo potuto constatare la disponibilità totale e lo spirito di sacrificio di Maria Pia, che si tirava dietro con tanto amore, come aveva già fatto tante volte, anche con il caldo col gelo, un giovane cieco per la salita scoscesa che porta alla grotta, e mi sono sentita oppressa, schiacciata dalla mia nullità, dalla mia miseria, dal mio egoismo. Ho pregato Nicola perché venga a confortare un'anima così generosa quale Maria Pia, che soffre tanto per i figli che la disconoscono. Nicola: "Mamma, l'aiuterò. I suoi figli sono una spina per lei, ma anche una corona." E poi: "Mamma, vedi, Gesù mette tutti i vostri peccati nella fornace ardente del suo amore misericordioso e lì vengono inceneriti. Non resta più nulla. Solo il ricordo di essi perché vi spinga a ringraziarlo. Non ricordi com'ero io con i miei peccati, privo di fede, con il mio rifiuto ad ogni tua sollecitazione?" Nicò: "Come hai fatto ad uscirne?" Nicola: "Mamma, è bastato dire di sì a Gesù, sia pure nell'ora estrema della mia vita." Nicò: "Ci sarà la purificazione preannunziata di cui tanto si parla?" Nicola: "Mamma, sì che ci sarà. Non te l'ho già detto altre volte?" "E la Madonna cosa farà, Nicola? Lei mitigherà il castigo. E tu, Nicola, ci aiuterai, Nicola?" "E cosa pensi, mamma? Che vi lascerò andare alla deriva? Certo che vi proteggerò. Tu non preoccuparti di cose che dovrai lasciare. Il tuo pellegrinaggio ad Ulzio è stato voluto da Maria Santissima perché tu potessi fare rivivere lì il ricordo di me, perché io sono un dono per voi." 11 ottobre 1986. Stamane, a conferma della presenza di Nicola alla grotta di Ulzio, che io non avevo avvertito, Maria Pia mi dice che il giovane cieco, che lei sempre accompagna, le aveva assicurato di avere visto in spirito Nicola accanto alla Madonna, immerso in una orazione profonda, e glielo ha descritto perfettamente, come se lo conoscesse. 13 ottobre 1986. Una voce: "Nicola è il santo di Ulzio." 20 ottobre 1986. La sera prima avevo fatto le condoglianze a Lorenzo, l'amico di studio di Nicola, per la morte della madre. Stamani Nicola mi dice: "Invita a cena Lorenzo, io sarò con voi." 21 ottobre 1986.
Incontravo difficoltà per trovare l'indirizzo di padre Bachelet, il gesuita che doveva aiutarci a far entrare nel carcere dell'Aquila Don Eugenio per trovare Sandro. Nicola, mamma, ti ricordi le difficoltà per trovare il recapito di Pasolini e come ad un tratto l'hai avuto nella maniera più impensata? Il pomeriggio mi telefona Fausta, la quale mi mette in contatto con un gesuita di San Bellarmino che mi dà il numero di padre Bachelet. 23 ottobre 1986. Andando in chiesa mi sento assalire da un'ondata di angoscia. Il ricordo di Nicola e la sua scomparsa mi procurano spesso questa sofferenza terribile. Nicola, mamma, quanti, come te, hanno avuto il privilegio di essere stati sorretti, consolati, confortati, sostenuti nella fede e nella speranza direttamente da Gesù con la sua parola, col suo amore e la sua luce, momento dopo momento durante il periodo della mia malattia? E poi, dopo la mia morte, quanti hanno il privilegio che hai tu di sentire nel tuo intimo me, che ti parlo, che mi svelo, che ti istruisco, che ti consolo e ti guido? 24 ottobre 1986. Chiedevo questa notte a Nicola perché a volte non mi parla. E Nicola, mamma, anche Gesù a volte tace. È per lasciarti il tempo di riflettere. Gli chiedo di mio fratello Gaspare che non sta bene. Nicola, mamma, se tu preghi Gesù per zio Gaspare perché guarisca e nell'anima e nel corpo, lui ti esaudisce. Anche per me, ti avrebbe esaudita? Se non fossi stato io a chiedergli l'immolazione. 27 ottobre 1986. Ero preoccupata per Flavio che si trova nel mirino del nemico. Ora tutto mi è chiaro dell'intervento prodigioso di Nicola che lo libera da un attacco subdolo e perverso. Questa notte Nicola mi suggerisce la strada. Subito ricorso al TAR. Questo mi viene poi confermato da Flavio. Nicola, mamma, devi essere serena e fiduciosa. Se sei turbata, stento, riesco a comunicare con te e a guidarvi. 4 novembre 1986. Chiedo a Nicola che mi dia lumi circa le interferenze del nemico nella vita di noi uomini. E Nicola, mamma, se tu consideri che un sacerdote, che è ancora immerso nell'umano e quindi condizionato dalla superiorità del nemico, che è puro spirito, riesce a scacciare Satana nella misura in cui è unito a Gesù? Immagina allora qual è la nostra potenza nei confronti dello stesso Satana che è a noi soggetto, non solo per averlo vinto in vita, ma soprattutto per la forza che ci deriva da Dio in cui noi siamo immersi. 9 novembre 1986. Ieri sera, mentre leggevo il libro La vita oltre la vita di Moody, mi ha colpito il fatto che molti testimoni citati dall'autore parlano di un corpo spirituale di cui sono stati in possesso durante l'esperienza da loro vissuta, sia pure per breve tempo oltre la vita terrena nell'aldilà. Mi sono allora ricordata delle parole di Nicola. Mamma, se tu mi potessi vedere come sono adesso, mi vedresti come mi hai sempre visto. Durante la notte Nicola mi fa sentire la sua presenza in maniera quasi tangibile, inondandomi di una gioia meravigliosa. Mi parla a lungo, in maniera piana e convincente. Nicola, vedi mamma, io sono come ero prima, in terra, e il mio corpo spirituale ha le stesse fattezze del mio corpo fisico. Sono io stesso, Nicola, col mio carattere, la mia personalità, la mia identità. Nulla mi è stato tolto, nulla è cambiato, anzi, le mie doti, purificate attraverso la sofferenza, hanno riacquistato lo splendore originario, sono state come potenziate. Inoltre, il mio io, non più legato alla materia, ha acquistato dei poteri, direi infiniti. Posso essere contemporaneamente nei punti più lontani del cosmo, conoscere i vostri pensieri più nascosti, i vostri bisogni più urgenti. Il mio amore è un amore totale in Dio. Il futuro mi è palese. Sì, ho anche dei limiti nei vostri confronti. Se volessi, potrei darti uno schiaffo, ma tu non te ne accorgeresti neppure. Io però vi vedo, mentre voi non mi vedete. Vi sento parlare, mentre voi non mi sentite. Non ho bisogno di aprire una porta per essere con voi. Nessun ostacolo può limitare o frapporsi tra me e voi. Vedi, mamma,
Questo è il nostro handicap, l'incomunicabilità che tanto ostacola gli effetti del nostro aiuto continuo, potente, amoroso. Ma per Gesù e per Maria non è così. Essi hanno anche il loro corpo santo, fatto di carne e sangue. Possono quindi parlare ed essere uditi da voi, presentarsi a voi ed essere visti con i vostri occhi umani. Con le loro braccia possono stringervi al seno, le loro mani carezzarvi e benedirvi. Nicò, mi hai detto che la mamma celeste durante la tua malattia e specialmente durante la tua agonia ti accarezzava. La vedevi tu? Nicola, mamma, non la vedevo, ma ne avvertivo la presenza e sentivo le sue carezze. E poi, mamma, riferendomi ancora ai demoni, voglio dirti che essi sono delle entità ben distinte, non confondibili gli uni con gli altri, così come lo sono gli angeli e ciascuno di noi. Noi li dominiamo totalmente, ma essi non attaccano noi, ma voi. Siete voi l'oggetto del contendere e le nostre vittorie o le nostre sconfitte siete voi a determinarle. 10 novembre 1986. Nicola, mamma, in un certo senso mio fratello Filippo aveva ragione quando ti disse che tu avevi contribuito a portare alla deriva la famiglia, perché tu non ci hai protetti quando avevamo bisogno del tuo amore, ti sei lasciata travolgere. Paradossalmente però, se non fosse stato per la tua preghiera costante, intima, sofferta e pressante, non ci saremmo salvati. Ed io ora non sarei nella gloria. È come se tu avessi capovolto il disegno nefasto di Satana. Vedi, mamma, qual è la potenza della preghiera? Devi quindi sempre pregare, devi implorare ininterrottamente per i miei fratelli, per papà, per tutti i nostri cari. 11 novembre 1986. Una mia amica, vedova, mi aveva confidato che da tempo era in preda ad una lotta serrata tra convinzioni religiose e impulsi per la nascita in lei di un nuovo amore profondamente sentito. È demoralizzata, infelice, in un mare di contraddizioni. Ho pregato tanto per lei, Gesù e la Madonna. Questa notte mi sono rivolta a Nicola per avere suggerimenti e lumi da riferire alla mia amica. Nicola, mamma, l'amore che la tua amica prova per quella persona è un amore bello, perché è un amore totale che investe e coinvolge il suo spirito e anche la sua carne e che non può produrre alcun male a nessuno, essendo lei libera da doveri ed impegni precedenti, come lo è la persona che lei ama. È un dono di Dio, che è soprattutto amore. Nicò, lo so, ma dovrebbero sposare perché il loro amore sia benedetto da Dio. Nicola, mamma, ma quell'amore è già benedetto da Dio. Nicò, guarda che io non posso consigliare qualcosa che sia contro la morale. Nicola, chiedi lumi ad Eugenio. In pratica, cosa dovrebbero fare? Nicola, tenere nascosto in un primo momento il loro amore perché non sia causa involontaria di scandalo. Vedrai che poi saranno loro stessi a chiedere la convalida della Chiesa col sacramento del matrimonio, onde rendere valido agli occhi del mondo un rapporto che tale è già nei confronti di Dio. 12 novembre 1986. Avevo delle perplessità circa quanto mi aveva detto ieri Nicola nei riguardi della mia amica. E Nicola, i vostri atti sono giudicati da Dio, che è verità assoluta, come buoni, meno buoni o cattivi, e la convalida di essi che voi chiedete alla Chiesa, essendo essa una società umana oltre che divina, non può trasformare un atto in se stesso cattivo in buono. Anzi, agli occhi di Dio la vostra responsabilità è più grande, perché vi servite di un mezzo santo per nascondere il vostro peccato. 16 novembre 1986. Davanti a Gesù sacramentato, esposto in chiesa all'adorazione dei fedeli, chiedo: Gesù, quanto dettomi da Nicola riguardo alla mia amica non capovolge la morale alla quale abbiamo sempre creduto? Sento Gesù che mi risponde: anzi, è proprio il contrario. Essa ne esce purificata. Troppo spesso viene chiesta alla mia chiesa la copertura a ciò che buono non è. E rivolgendomi a Nicola, Nicò, te ne prego, fa che chiare mi siano le tue parole, i tuoi insegnamenti, fa che la nostra comunione sia il più possibile perfetta e che nessun dubbio venga a turbare il mio spirito. Nicola, mamma,
Anche sulla Terra, quando due persone si amano veramente, arrivano ad indovinare, a captare, direi, i pensieri non espressi. È l'amore che rende chiaro ciò che è nascosto ed io vi ho amati fino a dare la mia vita per voi. Ecco perché vi dico, non interrompete questo legame meraviglioso che ci rende così strettamente uniti. 17 novembre 1986. Ero in chiesa, davanti a Gesù sacramentato solennemente esposto. Ad un tratto mi sono sentita attratta verso un determinato punto ed ho visto un giovane che somigliava talmente tanto al mio Nicola da farmi credere che fosse proprio lui in carne ed ossa. È stata tale l'emozione e lo smarrimento che in preda all'angoscia ho invocato con l'amore più grande. Nicola, Nicola! Solo l'indomani, nel rivedere quel giovane, mi sono resa conto che non era lui. Ma durante la notte ho chiesto conferma al mio Nicola. Nicola, mamma, ho sentito la tua implorazione angosciata, ma te l'avevo detto che non ci è consentito sollevare il velo che ci divide. Nicò, ma i santi qualche volta prendono le apparenze anche carnali e si presentano a noi. Nicola, sì, mamma, ma solo quando debbono raggiungere uno scopo ben determinato. 1 dicembre 1986. Qualcuno aveva insinuato che interferenze diaboliche possano avermi impedito di afferrare nel loro vero significato le parole di Nicola del giorno 11 novembre, riferentesi alla mia amica, e ne ero rimasta profondamente turbata, temendo di averla spinto verso una strada non onesta. Per fortuna, altri fatti mi avevano consolata, sollevando il mio morale e dandomi una certa serenità. Mi sentivo però terribilmente lontana dal mio Nicola ed anche scossa per quella zambata del nemico. Stamane prego Gesù, prego Maria, invoco Nicola. Nicola, mamma, ti sono particolarmente vicino. Nicò, aiuta la mia amica. E Nicola, mamma, io veglio su di lei, non temere. Mamma, l'amore totale è bello perché investe la persona nella sua interezza, ma ciò non vuol dire che esso sia necessariamente un amore puro. Lo è nella misura in cui lo spirito domina la materia e più è puro, più è fonte di gioia inesprimibile e gradito a Dio. Nicò, brutta zampata è stata quella del nemico. Se mi manca la tua guida così preziosa, cosa sarà di me? Mi sento così fragile. Nicola, mamma, sii serena, io ti condurrò per la strada che porta al bene. Le mie parole sono spille di luce che si stemperano in un mare di tenebre. 2 dicembre 1986. Nicola, mamma, ascoltami bene. Gesù, attraverso la sua Chiesa, chiede agli sposi che siano una cosa sola, come una sola cosa sono lui e la sua sposa, la Chiesa. Chiede ad essi una unione completa, sì da raggiungere l'unità, un'anima sola, una carne sola. Tutto questo è possibile solo se l'amore, come ti dicevo prima, è totale, perché essendo l'uomo formato di anima e di corpo, esso deve coinvolgere tutta la persona. Inoltre, deve esistere fra lo spirito e il corpo un'armonia perfetta affinché l'uno non prevalga sull'altro, causando scompensi che possono nuocere alla totalità dell'amore e quindi all'unità. Lo spirito deve permeare di sé il corpo senza distruggere l'entità dello stesso, come fa la luce che investe un qualsiasi oggetto di metallo, il quale risplende pur rimanendo esclusivamente materia. Inoltre, si deve tendere alla purezza dell'amore che si ottiene quando il corpo degli sposi è illuminato e permeato dallo spirito. Da ciò scaturisce, come da una sorgente di acqua pura, una unione perfetta che solo la morte può infrangere, unione benedetta e convalidata prima da Dio e poi dalla Chiesa, la quale in suo nome ne accresce la grazia santificante, rendendola forte per le lotte che durante il corso della vita dovrà sostenere. Ma se mancano i presupposti di qui sopra, il matrimonio, anche se celebrato in chiesa fra feste e candele, non viene ratificato in cielo ed è quindi nullo. Ecco la causa di tanti divorzi. Bisogna tagliare il male alla radice e ristabilire delle verità fin troppo spesso conculcate. Ecco perché, mamma, ti dicevo di chiedere lumi a Eugenio che per la sua preparazione e per il lavoro che svolge in seno al Tribunale Ecclesiastico
conosci a fondo questo grave problema e che avrebbe capito perfettamente. La luce che noi vi comunichiamo non sempre riesce, purtroppo, a illuminare da risplendere in tante tenebre. Una voce. Nicola, avendo con la sua immolazione sublimato l'amore coniugale, ne è diventato per grazia di Dio il protettore specifico. 13 dicembre 1986. Mi sentivo già da ieri sera terribilmente triste e sentivo Nicola lontano. Nicola, mamma, tu mi senti lontano perché oppressa e resa prigioniera dalla materia, non riesci a concepire la mia dimensione di oggi, quella di puro spirito. Nella vita terrena, mamma, è sempre lo spirito che permea di sé la materia e caratterizza la personalità di ciascuno che è unica e irripetibile. Essa però, condizionata dalla materia, è offuscata e resa opaca, mentre lo spirito, liberato dal peso che l'opprime, riacquista tutte le capacità che gli sono connaturate fin dall'attimo della sua creazione. Io, per mia esclusiva volontà e libera adesione al progetto d'amore di Dio, sono approdato al bene supremo ed eterno, dove solo gioia e letizia. Quindi il pensiero di me, il ricordo costante di me, dovrebbe essere per te di rifugio e di pace, perché solo con me, per mio mezzo, potranno acquietarsi la tua angoscia e il tuo soffrire. Perché, mamma, tu non soffri più per me, tu soffri perché il tuo cuore sanguina ancora per le atroci ferite infertili dal nemico in tutti questi lunghi anni. Tu soffri per gli altri tuoi figli, tu soffri per Antonella, per i tuoi fratelli, per il mondo tutto, ma è solo l'amore che può guarire le tue ferite, l'amore tuo verso tutti loro, il loro amore verso di te. Ma tu, mamma cara, riposati in me, pensami con infinita letizia ed io addolcirò la tua pena. Venticinque dicembre 1986. Nicola per Franca, l'amica di Antonella. Ella è sotto la mia protezione e la vittoria sarà sua, ma io ho bisogno della sua collaborazione. Non può restare nel mezzo a guardare mentre in furia la lotta. Deve decidersi a accostarsi definitivamente alla parte dove sono io, cioè a Dio che l'ama. Nicola per la mia amica. Quello che Lucia insistentemente chiede a Gesù anche per il mio tramite è onesto e quindi gradito a Dio, il quale vorrebbe tutto concederle perché l'ama. L'ostacolo non è quindi la sua divina volontà né quella della sua Chiesa, che è chiamata solo a convalidare la volontà del suo Dio e Maestro, ma l'egoismo di quell'uomo, che tutto vorrebbe, senza nulla concedere, pur di non deformare l'immagine che ha di se stesso, una immagine chiusa in un rigido pragmatismo di tipo militare. Riuscivo a stento a seguire le parole di Nicola ed egli, «Mamma, guarda che ho bisogno non solo della tua ricettività, ma anche della tua intelligenza». Ventotto dicembre 1986. Una improvvisa illuminazione mi viene dal ricordo delle parole di Nicola del giorno 11 ottobre circa l'incenerimento dei nostri peccati nella fornace ardente dell'amore misericordioso di Gesù. La sofferenza di per sé non è riscatto né purificazione. Se così fosse, quale sofferenza maggiore di quella dei disperati o dei dannati? Essa diventa liberazione e purificazione solo se accettata ed offerta, ma sempre in unione alla sofferenza di Gesù, che dà alla nostra sofferenza un valore infinito, rendendola accetta al Padre. In purgatorio, le anime non scontano i loro peccati, perché essi sono già stati rimessi da Gesù col suo stesso sangue, ma il ricordo di essi, che reso vivo dalla luce illuminante che li rende palesi al loro spirito fin nei minimi particolari, genera in loro un dolore acutissimo per avere offeso Dio, e dal dolore nasce la riconoscenza ed un amore che sempre più cresce fino a diventare fuoco di desiderio che li purifica e li rende meritevoli di vedere e godere l'amore. 29 dicembre 1986.
preoccupata per una nostra casetta sui castelli romani che, nonostante vari tentativi, non eravamo ancora riusciti a vendere e temendo che la presenza in essa di negatività ne impedisse o quantomeno ne ostacolasse la vendita, avevo pregato Don Eugenio di recarsi espressamente sul posto per benedire la casa. In accoglimento della mia preghiera, Don Eugenio vi si è recato insieme alle mie figlie Laura e Maria. Ma mentre procedeva all'esorcismo, fu preso da improvviso malore, tanto da svenire. Ho pregato Nicola di aiutare Don Eugenio. Nicola, davanti alla Santissima Trinità sono continuamente implorante per Eugenio. 2 gennaio 1987, ore 18:30. In chiesa, davanti a Gesù Eucaristico, pregavo perché ogni tentativo di Satana di nuocere a noi e a Don Eugenio fosse reso vano. Nicola, mamma, non scherzare con Satana, non nominarlo e fingi di ignorarlo, ma prega, prega, prega sempre. 3 gennaio 1987. Nicola a Don Eugenio per il mio tramite. Vedi, Eugenio, tu l'altro giorno a pranzo da noi avevi detto a mamma che presentivi o una disgrazia o una grazia particolare, e in verità hai avuto e l'una e l'altra. L'ostia che tu portavi in quella circostanza con te era Gesù, in stato di vittima che non poteva proteggere il tuo corpo, così come non può ribellarsi quando viene colpito nelle messe nere, e come non ha potuto incenerire i suoi nemici quando lo crocifissero sulla croce. Chi ti è stata di aiuto? Non è stata Laura, anche se in stato di grazia, per essersi accostata al mattino all'Eucaristia, perché è rimasta impietrita per l'attacco del nemico, ma Maria, che ha dominato la situazione ed ha chiamato in aiuto me. Senti, Eugenio, quando per il potere che vi viene dal vostro sacerdozio e che vi è stato conferito direttamente da Gesù, voi costringete con la forza, in virtù di questo potere, Satana a sloggiare, o da un'anima, o da un luogo, la sua reazione è violenta ed investe in tutta la vostra umanità, di spirito e di corpo. Ecco perché è necessario usare una grande prudenza, non sottovalutare mai un nemico che spesso non si presenta isolato, ma insieme ad altri in legioni. Scegliere il momento in cui il vostro spirito è più intimamente legato al Dio delle vittorie, non andare mai soli, specie quando mancate di conoscenza specifica e di esperienza. E poi occorre una preventiva preparazione con preghiere e digiuni. Tu ben sai cosa Gesù rispose a Pietro, che non era riuscito a scacciare certi demoni. Ed infine confidare ciecamente in Gesù e Maria. Noi vi siamo particolarmente vicini e combattiamo con voi, guardando con amore infinito questi coraggiosi che si cimentano contro un nemico tanto più forte di loro, che neppure materialmente vedono, solo per amore a Dio e alle anime. Ecco perché ti dicevo che la tua esperienza dell'altro giorno, anche se brutta da un lato, è stata per te di enorme bene. 4 gennaio 1987. A messa, al momento del ringraziamento dopo la comunione. Nicola, mamma, aiuta Eugenio, aiuta Eugenio. Sono andata subito a far celebrare una santa messa per lui. 5 gennaio 1987. Avevo finito di leggere sui quaderni del 1944 di Maria Valtorta la descrizione della meravigliosa visione che lei aveva avuto del paradiso. Nicola, mamma, mamma bella, perché non sei felice nel sapermi immerso in una gioia così grande? Non pensi cosa sarebbe stata la mia vita se fossi rimasto in terra? Nicola, amore mio, perdona il mio dolore e il mio amore egoistici. 7 gennaio 1987. Nicola, la causa che ha determinato l'attacco frontale del nemico contro Eugenio non è stata tanto l'esorcismo fatto alla casa, quanto la somma di tanti motivi remoti. Primo fra tutti, la mia vittoria su di lui, e quindi la sua sconfitta cocente, di cui Eugenio è stato elemento essenziale, ed oggi il suo apostolato in perfetta sintonia col cielo.
Eugenio, per il tuo tramite, è il mio braccio operante in favore di tante anime bisognose di conforto e di aiuto. Sia vigile, prudente, avveduto, ma forte e sereno. Io sono con lui. 9 gennaio 1987. Pensavo di telefonare a Don Gernio a Pescara per sentire il suo parere su alcune verità rivelatemi da Nicola. Nicola, mamma, non telefonare. La luce che verrebbe a te da Don Gernio è sempre una luce riflessa, mentre io ti illumino direttamente. Il 7 sera era passata da casa per salutarti e i suoi due meravigliosi bambini, diretta a Civitavecchia per imbarcarsi per Cagliari dove risiete. Prima di andare via, Pier Giorgio mi ha consegnato per darla a mio marito le matrici di conti correnti postali effettuate dallo stesso Pier Giorgio per lungo lasso di tempo 1986 a nome di mio marito. E la consegna a mio marito della matrice dei versamenti stessi. Il giorno prima di regalare a Don Eugenio in segno di riconoscenza per la benedizione della casa una croce d'oro. Un pensiero mi è venuto alla mente. Cosa se ne fa Don Eugenio di una croce d'oro? Muoiono di fame? La risposta ai miei interrogativi me l'ha data Nicola, facendo luce. Ogni offerta, piccola o grande, che amore diretto soprattutto a lui. Ora, Pier Giorgio si è spogliato di questi meriti a favore di papà e il suo atto è generoso. Ti chiederai perché si è deciso a rivelarlo ora. È perché ogni atto d'amore genera amore e si espande e conquista altre anime. 19 gennaio 1987. Sollecitazioni si è snodato un colloquio tra me e Nicola che potrei riassumere così. Il peccato genera sofferenza, la sofferenza se accettata ed offerta, ma sempre in unione alla sofferenza di Gesù, diventa purificazione e riscatto. Purificazione e riscatto generano gratitudine d'amore. Gratitudine d'amore saldano l'unione con perfetta perché è Gesù stesso gioia che si dona. A questo punto l'anima è quasi stabile nell'amore e progredisce sempre più alla conquista del bene. 22 gennaio 1987. La mia nipotina Maria Alessandra mi aveva comunicato che aveva delle perplessità circa la scelta del corso di scuola secondaria superiore, scuola media che avrebbe conseguito al termine dell'anno scolastico. E mi aveva pregato, con molta semplicità e con tanta fede, di chiedere a Nicola lumi al riguardo, facendo presente che le materie verso le quali era maggiormente portata erano le lingue straniere ed il disegno. In un colloquio di qualche giorno addietro, non esistendo una scuola che contenesse in maniera preponderante entrambe le discipline, Nicola aveva suggerito di iscrivere Maria Alessandra al liceo linguistico presso le Suore Orsoline di Circonvallazione Clodia, vicino all'abitazione dei ad una preparazione professionale adeguata alle esigenze dell'odierna società, anche una solida formazione morale e religiosa. Ho appreso in seguito che i genitori di Maria Alessandra, disattendendo i suggerimenti di Nicola, avevano deciso di iscrivere la figlia all'Istituto Tecnico per il Turismo. Sono rimasta amareggiata, con un senso di molto disagio, e sottilissimi dubbi serpeggiavano nel mio animo. Ho molto pregato, ho cercato Gesù, la Madonna e lo stesso mio Nicola che sentivo lontano, assente, ma tale mio stato d'animo non è durato a lungo. Stamane Nicola si fa sentire quasi imperiosamente. Nicola, mamma, Gesù l'hai visto? E nel momento della crisi più acuta, ma io no.
Io sono tuo figlio. Mi hai visto crescere giorno dopo giorno. Sono vissuto accanto a te per ben 31 anni. Io sono sempre vivo. È la parte di noi che sopravvive al corpo, alla materia. Di sé la materia ne fa un uomo, quell'uomo. E io sono con te, accanto a te, e nessuno può dividerci, nessun nemico, perché io lo domino totalmente. Sii serena, sii fiduciosa. Quanto a Maria Alessandra, non ti... quale avrebbe potuto avere protezione. Ma è ovvio che la prima protezione deve nascere dentro di sé. 27 gennaio 1987. Avevo sentito Don Eugenio che mi era parso preoccupato per l'operazione che doveva subire agli occhi e pregavo Nicola di aiutarlo. Nell'accettazione e nell'offerta è un giorno che Eugenio dona a Gesù e che nessuno mai potrà togliergli. Deve essere sereno e fiducioso, ma soprattutto sereno. È questa la forza contro cui si spuntano tutte le armi del nemico. Mentre gli accumula meriti, il nemico accumula... Ero anche preoccupata per Anna, la moglie di mio figlio Filippo, la quale non stava bene in salute, colpita tra l'altro da insonnia persistente, e ho pregato Nicola di venirle in aiuto. Nicola, il presupposto per la sanità del corpo è la serenità dello spirito, che Anna può ottenere se compie ogni singolo... Maria Santissima, sforzandosi di compierlo il meglio possibile, senza preoccuparsi... Questo la porterà alla serenità, all'abbandono e alla letizia, nella consapevolezza di avere compiuto il proprio dovere momento dopo momento e nella gioia che è sconfitto il nemico delle vostre armi. Uccellino, il quale, in possesso di un pezzetto... vera gioia, se ne nutre. Qualche giorno prima Nicola mi aveva detto che Anna doveva uscire dall'angoscia. Ero inoltre in apprensione per Antonella, che vedevo restia a prendere entrare in contatto con lui. Nicola, povera la mia Antonella, vieni tu a porgergliele, dille che io seguo. 31 gennaio 1987. Stamattina, considerare i pericoli cui si espongono i sacerdoti quando sono chiamati ad intervenire per scacciare i demoni da un luogo o da una persona, e Nicola subito mi illumina. Nicola, l'anima che si appresta a combattere un nemico di cui non conosce né la potenza né la forza, si espone ad un pericolo grave e forse alla sconfitta. Il sottovalutare la potenza e la forza del nemico automaticamente lo porta a sopravvalutare la propria forza. La forza le... misura in cui si lascia possedere da lui, ma in che misura si lascia possedere da lui? Al punto da dire come Paolo, che vive in me? Satana può penetrare facilmente nella fortezza della vostra... Gesù è nella Madonna, è indispensabile, ma essi vi aiuteranno a conseguire la vittoria. Senza di noi nulla potete fare. 10 febbraio 1990. Condannato a molti anni di carcerazione per vicende politiche alle quali, a detta del giovane del... ero in angoscia, oltre che per la sorte del giovane non responsabile dei reati per i quali era stato rinviato a giudizio, soprattutto per la madre, pure certo ad ogni umana comprensione.
In seguito a sollecitazioni del mio Nicola, avevo pregato già, nei giorni scorsi, don Eugenio di recarsi in carcere a trovare il figlio della mia amica per... Parole che solo un sacerdote ispirato da Dio è pronto e disponibile per il conforto delle anime, aveva prontamente accolto la mia preghiera. Stamane ho telefonato in casa della mia amica per avere notizie. Manifestato la sua gioia per il fatto che i giudici di appello non avevano confermato la precedente condanna. L'avvocato difensore aveva dato assicurazione che il fratello sarebbe stato rimesso in libertà provvisoria. Non so descrivere la gioia che ho provato alla notizia, pensando alla felicità di quella famiglia così provata da tanti anni di sofferenza e di attesa. La mia consapevolezza del ruolo che aveva esercitato il mio Nicola, quel giovane che mi ha risposto al telefono mi ha detto infatti che egli era ben certo del suo. Foto di Nicola di cui era in possesso e che aveva smarrito, lo aveva pregato intensamente, con molta fede e con tranquilla fiducia in lui. Ad un tratto Nicola mi dice: "Mamma, il figlio..." dovrà ancora lavorare molto, quell'anima. Avevo chiesto a Nicola se quello che egli mi ha già rivelato circa il matrimonio sia in perfetto. Posto che se mi fossi mantenuta serena avrebbe illuminato la mia intelligenza e parlato al mio. I ministri del matrimonio sono gli sposi. Solo il testimone, il quale, con la benedizione in nome di Dio e della Chiesa, accresce la grazia che rende forte l'unione per le lotte future. Ma se la grazia non c'è, è senz'altro auspicabile per il crescimento di grazia nel matrimonio che è già valido. Ma non è assolutamente indispensabile per la. Concubini, quegli sposi che, come ti avevo spiegato giorni fa, consumano il loro rapporto in perfetta armonia di intenti con quanto ha stabilito il Creatore. Se un uomo e una donna, cattolici, si trovassero a vivere in uno sperduto villaggio del deserto e volessero costituire una famiglia in una unità perfetta d'amore, non ci fosse un sacerdote che benedicesse la loro unione, potresti chiamarli concubini? Sarebbero, secondo te, in peccato? E non pensi alla moltitudine di coppie sparse per il mondo, appartenenti alle varie razze e religioni, che, guidati da una morale impressa nei loro cuori da Dio, loro creatore, ubbidiscono a tale legge? Puoi tu pensare che quella unione non sia stata benedetta da Dio? 6 marzo 1987. Facevo con la mia amica Maria Pia dei giudizi sul comportamento di alcune persone. Immediatamente Nicola interviene. Gesù non giudica, Gesù ama. 7 marzo 1987. Il giorno prima in chiesa avevo incontrato Anna, un'amica che aveva partecipato per la seconda volta agli incontri di preghiera, i tabernacoli viventi, da me promossi e guidati da Don Eugenio. Mi aveva ringraziato per l'invito che le avevo fatto, dicendomi che il sacerdote era bravo, colto, ma che lei non avrebbe mai detto di essere un tabernacolo vivente. Le avevo risposto d'impulso: "Anna, non siamo noi che saliamo verso Gesù, ma è Lui che scende fino a raggiungere la nostra miseria." Stamane Nicola mi illumina ulteriormente al riguardo. "Vedi, mamma, quello della tua amica potrebbe sembrare un atto di umiltà, ma in realtà è un porre limiti alla potenza d'amore di Gesù, che pur di raggiungere il cuore della sua creatura, la va a cercare nel profondo della sua miseria e si fa cibo per lei. Del resto, quando ricevete l'Eucaristia, non avviene lo stesso
nel mistero eucaristico, quell'incontro, quella fusione con Gesù, l'uomo Dio? Potete voi dire che tale incontro siete voi a determinarlo o che ciò avviene perché ne siete degni? Non è sempre Gesù che scende fino a voi, si fa piccolo per voi, annienta l'infinita distanza che passa tra il nulla e il tutto, si fa materia, ostia per possedere voi? E il tabernacolo vivente, che tale diventa il vostro cuore, non è come il prolungamento del miracolo che avviene nella comunione? 8 marzo 1987. In seguito a considerazioni non sempre benevole, qui mi ero lasciata andare insieme la mia amica Maria Pia nei riguardi di alcune persone, Nicola mi fa. Mamma, non imitare Maria Pia nei suoi difetti, ma imitala nei suoi pregi, altrimenti ai tuoi difetti aggiungi anche i suoi. Di notte ho fatto un sogno stranissimo. Ero come oggetto di attacco fortissimo del nemico, che è stato lì per avere la meglio, ma in extremis. Invocando Maria Santissima sono riuscita a liberarmene. Appena sveglia Nicola mi illumina, facendomi capire come non si debba essere mai certi di farcela contro il nemico e che bisogna continuamente pregare, non lasciare spiragli aperti da dove questi possa entrare ad intrappolarci. Mi parla poi di Maria Pia, alla quale gli è grato per l'amore che gli dimostra nel battere a macchina i suoi colloqui con me. Mi spiega come Gesù ami di amore particolare e sofferente tutte le anime che sono prigioniere di Satana e che invocano il nostro aiuto. Così è di Cecilia, così dei figli di Maria Pia. Mi dice come in loro dobbiamo vedere Gesù ferito, che chiede aiuto a noi e che a sua volta viene in aiuto dei nostri cari, nella misura in cui il nostro cuore si apre anche verso chi ci ha ferito ed offeso. 12 marzo 1987. La sera prima Antonella era venuta a cena da noi. L'ho trovata molto depressa, ho cercato di tirarla un po' su, ma quando è andata via mi sono sentita stringere il cuore perché ho visto la mia impotenza. Stamane Nicola mi indica la strada. Mamma, affidala a Maria Santissima. Subito dopo mi fa rivivere un momento terribile della sua malattia, rimasto per me finora nell'ombra. Una settimana prima della fine, guardandomi, ero ai piedi del suo letto. Mi aveva detto che non mi vedeva più, vedeva solo una sagoma ed era un po' turbato. Era stato chiamato l'oculista, ma egli non riacquistò più la vista. Vedeva solo le nostre sagome, ma non ha perso la sua serenità. E noi avevamo gli occhi bendati. Ora Nicola mi rivela come ciò fosse stato permesso da Gesù, perché il suo distacco da tutti noi e dal mondo che lo circondava fosse